Ci sono misteri che sono misteri, altrimenti li chiamavano cipolle. Ci sono misteri che non scopriremo mai, come se la mucca fa mu, perché il cavallo non fa ca? Ma ci sono altri misteri che potremo scoprire attraverso il nostro approfondimento. Quark. Il sapere a portata di piede. Di mano. Sono sempre più emozionato per essere con voi a questo speciale del TG del Catechismo intitolato Quark, il piacere della scienza, un piacere che è soltanto vostro, volevo ricordarvelo. Cercheremo di scoprire i grandi misteri di questo mondo, ma soprattutto cercheremo di rispondere alla domanda: come vivono questi animaletti che noi chiamiamo bambini o bambine, o nella forma un po' più grossa chiamiamo anche ragazzi, o usando un termine terribile chiamiamo preadolescenti o anche adolescenti. Abbiamo cercato... Scusa. Torniamo finalmente a noi. Volevo ricordarvi che per questa trasmissione non è stato maltrattato alcun Minions. Non tutti, ecco, perlomeno. Scopriremo come vivono gli umani in forma nana, chiamati bambini. Ecco alcuni dei nostri servizi. Mi raccomando, volevo ricordarvi che sono immagini che potrebbero turbarvi. Per questo queste immagini sono riservate soltanto a un pubblico intelligente. Senti, ma non c'è nessuno di te. Ma se diciamo intelligente, non c'è nessuno di te, a parte me. C'è... Vabbè. A un pubblico intelligente come tutti voi. Vediamo il servizio. Intelligenti. I servizi. Sono Simone Cordelli, oggi vi mostrerò come passo il tempo libero. Ehi Micia, come stai di questi giorni in quarantena? Insomma, stavo meglio prima che potevo stare sul divano e dormire finché mi pare. Buonasera a tutti, come state? Io sto bene, spero che voi stiate bene. Oggi andremo ad intervistare Giuso. Bene, Giuso. Questo qua è Giuso, e adesso lo andremo ad intervistare. Forse è meno meglio. Ciao Giuso, come stai? Sto molto bene, tu come stai? Grazie, sto bene anch'io, Giuso. Vedete, è molto bravo come cavia. Una cavia domestica. Giuso, cosa ti piace
tanto mangiare? Beh, mi piace molto, invece lo devo dire, i peperoni. Zuzu, come mai? Cioè, come stai durante questa quarantena che devi stare rinchiuso in gabbia, non possiamo uscire fuori? Come ti stai? Beh, sono molto triste perché devo vivere solo con Agostino. E non mi piace molto questa situazione, perché se starnutisce Agostino lo devo isolare. Per stasera è tutto. Arrivederci da Simone. Allora, cosa ne pensi di questa quarantena? Da una parte mi dispiace perché comunque sono delle persone ammalate che soffrono di questo coronavirus. Lo sconfiggeremo sicuramente. Giusto. Perché lo sconfiggeremo? Perché noi in chi crediamo? Perché siamo forti, crediamo in Dio. Brava. Allora, per il resto? Per il resto, cioè, mia madre e mio padre erano sempre a lavoro e praticamente non stavano mai con me perché dovevano lavorare. Ah, sì? Però adesso che sono a casa da lavoro è un po' meglio perché si sta riuniti in famiglia e quindi... E poi invece che 6 ore 7 di scuola si fa un'oretta o due al computer e si è a posto. Ah! Quindi, e poi a casa ci sono le messe in streaming, quindi allora abbiamo tutto, niente. Non ci manca niente. Però, perfetto, basta, il minuto è scaduto. Che cos'è il coronavirus? Il coronavirus è... Ritorni con molti fan. Ok, e poi ti viene anche qualcos'altro? Mi viene la sotte e la febbre. E è vero che il papà quando esce deve mettersi una cosa? Sì. Cosa? Ti deve mettere la mascherina. Però è meglio? È meglio di stare in casa. Ok. Saluta! Ciao! State in casa, eh! State in casa. Io quando resto a casa? Marco, ciao care catechiste e ciao a voi che mi state guardando. Volevo dire che sto passando questa quarantena abbastanza spensieratamente, col desiderio che tutto finisca, perché secondo me se siamo uniti ce la possiamo fare, quindi andrà tutto bene. Adesso volevo suonare per voi un pezzo molto allegro col mio amato strumento, il pianoforte. Che vi volevo suonare è A When the Saints con Marching In.
sono Maria Michele. Vi do l'informazione. Allora, io nella giornata faccio: mangio, bevo, gioco con mio fratello e sorella. Allora, di che cosa gioco? Allora, faccio i compiti, che quello non lo vorrei fare, però devo farlo. Guardo la televisione, guardo un po' il cellulare, e poi leggo, e ascolto la musica. Di giochi faccio tipo gioco a carte, gioco a giochi di società, faccio palestra a casa da sola, tipo con la bici di mio padre o esercizi tipo così. E poi niente, c'è molte cose da fare a casa, non lo so, anche disegnare, colorare, un po' di tutto. Ciao! Anche dormire, quella è la casa più bella. Ciao! Qua si fanno i compiti. È voce, è vero? Sì. Com'è impegnato? È vero. Ciao, Gianmarco. Io non ci riesco. Ma prova, devi rotolarla. Rotola, rotola, Lori. Qui possiamo già farti, Lorenzo. Toh, ti do un'altra. Qui si producono gnocchi. Vai, inizia a rotolarla. Pasticceria gnocchi. In questo periodo leggo Topolino. Do fastidio, mi pare. Gioco cui leggo. Cioè, quello che sto costruendo. E mi manca da finire l'ultimo pezzo. Allora, questo. Stop. Divieto. Vinco a carte. Luna. Oh, che sei buona, Seguo la lezione sul PC. Aspetto di pulire la ciotola del dolce. Ciao Don Marco, vuoi sapere cosa ho fatto oggi pomeriggio? Allora, oggi pomeriggio ho giocato con la Nintendo Switch a FIFA 20. E ho fatto anche una partita 2 con mio papà. E ho vinto io. Poi siamo andati anche a giocare in calcio in garage. Siamo andati in garage perché fuori c'era molto vento, quindi fuori mi ammalavo. E poi prima della quarantena del coronavirus mio papà aveva comprato un tabellone di legno e poi ci aveva fatto con trucchi e
fatto una sfida a chi prende più cookie vince. E ho vinto io. Anche quella lì. 3-2. In rimonta perché era aperto 2-0, quindi qua ho fatto 3 punti io. Poi sono venuta su e abbiamo mangiato la pizza che mio papà aveva preparato. Ciao! Aiuto! Sono Jacopo, vengo da Casumaro e ho 10 anni e vi racconterò come passo il periodo di quarantena. Allora, il periodo di quarantena lo passo sicuramente facendo i compiti che le maestre danno delle montagne e anche guardando la televisione, soprattutto YouTube. E anche andando fuori a giocare in cortile, a giocare a basket, calcio per delle ore intere. E saluto tutti e ciao. Buongiorno, buonasera e buonanotte a tutti. Oggi una nostra inviata è a Lavarone per intervistare una gattara in quarantena con i suoi adorati gatti. Linea alla nostra inviata. Salve a tutti, qui siamo in montagna ed è qui con noi Bianca. Buongiorno a tutti. Come si chiamano i suoi gatti? Leo e Rio. E come se la passano in questa lunga quarantena? Beh, Rio impara a giocare a carte ed è un discreto giocatore. Invece Leo è una informatica ed ha imparato ad usare il tablet. Ebbene, come avete visto, abbiamo cominciato a scoprire la vita di alcuni umani. Come sopravvivono alla quarantena? L'abbiamo scoperto attraverso questi filmati, ma il nostro cammino alla scoperta di nuovi misteri non è ancora finito. Scopriremo cose sempre nuove, ci porremo nuove domande del tipo: perché io so fare questo ma non so fare le operazioni? Questo e altri misteri cercheremo di scoprirli alla prossima puntata di Quark, il piacere della scienza. Il piacere è tutto vostro. Alla prossima. Ciao!